Buonasera a tutti gli amici dalla Wunderkammer Artificiali a Roma e benvenuti alla 173esima puntata della serie Gemme Musicali a Casa. Oggi ricorrono i 3 mesi della morte della mia mamma, 24 di novembre, 24 di febbraio. E per questa rincorrenza desidero sempre suonare una sonata di Domenico Scarlatti, che la mamma amava così tanto. Oggi vi andrò a suonare un altro capolavoro di Scarlatti, la sonata in si minore K87, un'altra di quelle sonate che si possono dire sublimi, una sonata densissima dal punto di vista di contrappunto, che ha 4 voci e delle piccole linee melodiche che si sviluppano ognuna per conto proprio, che arricchiscono questo contrappunto fiorito in maniera incredibile. È un pezzo veramente struggente. Probabilmente sarà scritto da Scarlatti in memoria della moglie, quando morì la moglie di Scarlatti. Con questa sonata sublime, vi auguro buon ascolto. Dedico questo video alla memoria di mamma, 3 mesi, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi ricordo il mio account PayPal, che è info@marconomuscio.com, per le donazioni in tempo di Covid. Buonasera a tutti. Infine vi ricordo, sempre parlando di Domenico Scarlatti, di seguire l'integrale delle 555 sonate eseguite dal mio amico e grande pianista italiano Sandro Ivo Bartoli ogni giorno sul suo canale YouTube. Non vi perdete questa bellissima avventura musicale titanica, oserei dire. Ciao Sandro.